Buonasera a tutti. Vi ringraziamo per essere presenti oggi. Noi abbiamo convocato questa conferenza stampa perché sono passati più o meno 3 mesi da quando siamo qui e a seguito di tutta una serie di lavori che passano prima dalla Commissione speciale, poi dai decreti come quello dei 40 miliardi e successivamente l'ultimo decreto che riguardava l'IMU, ci è nata la necessità di comunicare con quelle che sono le realtà delle imprese e quindi in particolare con le CONF che spesso abbiamo visto in questo palazzo fare lunghi discorsi e chiacchiere su questi provvedimenti, proprio per spiegare loro che cosa è successo in questi 3 mesi e che cosa questo governo e in maniera più particolare questo Parlamento non ha approvato in loro favore. Questo perché noi con le imprese abbiamo avuto sempre degli ottimi rapporti, siamo sempre andati a parlare con loro perché noi siamo cittadini e quindi facciamo parte di questo tessuto sociale e perché è veramente deleterio e frustrante vedere un governo prima e il Parlamento unito poi continuare giorno per giorno a dire che sì, le piccole e medie imprese sono il tessuto sociale di questo paese, che le imprese vanno tutelate, i lavoratori vanno tutelati, l'occupazione, come oggi ci ha spiegato Letta, va tutelata, tant'è che lo diremo in Europa, ma mai, se non forse in un caso, è stato dato un appoggio a quello che potevano essere dei provvedimenti importanti e necessari alle imprese. E questo a noi pare veramente pazzesco, primo perché sottolinea ancora una volta quanto questo Parlamento sia vuoto, l'abbiamo detto più volte, e il significato di questo essere vuoto non è solo rispetto al Parlamento ma anche rispetto a un governo che a noi pare essere solo un mezzo attraverso il quale alcuni mandanti eseguono degli ordini da entità sovranazionali di cui ancora non ci è chiara la forma. Questo perché? Perché non basta vedere questo Parlamento vuoto come una scatola di tonno, ma il governo fa la sua parte quando, per esempio, veniamo a conoscenza del fatto che slitterà probabilmente il pacchetto lavoro a venerdì e quando passiamo l'intera mattina a parlare di occupazione e quando insomma apprendiamo con stupore uno slittamento di questo pacchetto che doveva essere la cosa più importante e necessaria per questo Paese. Certo, ancora una volta parlando di occupazione, di incentivi, ma mai di politiche serie fatte sulle attività produttive. E quindi, vabbè, intanto ci chiediamo che cosa il governo Letta andrà a dire in Europa, che cosa gli dirà la Merkel, perché non hanno fatto i compiti, e ci chiediamo se ci daranno una nota sul diario per non averli fatti. In ogni caso, noi siamo qui per raccontarvi oggi che cosa in questi 3 mesi abbiamo fatto rispetto a questo settore, che cosa abbiamo fatto di reale e che cosa realmente è stato bocciato dal Parlamento e dal governo. Passo la parola alla mia collega Carla Ruocco. Buonasera, grazie. Io ribadisco quanto detto dalla mia collega e aggiungo che questo periodo qui dentro mi ha fatto toccare con mano quanto effettivamente in questo contesto manchi alla fine un interesse reale e concreto per una visione sistemica ed una vera riorganizzazione di alcuni settori produttivi e la volontà anche di creare sinergia tra i settori produttivi che rappresentano poi il tessuto fondamentale del nostro Paese. E perché io noto che l'attenzione e la concentrazione della politica è su altri fronti, perché se ci si mette a studiare e con impegno e con passione e interesse, le soluzioni si trovano. Io faccio un esempio fiscale, perché ovviamente è quello il campo che mi si attaglia. Per esempio, la sospensione dell'IMU noi l'avevamo proposta anche sui capannoni industriali. Era non solo capannoni industriali, opifici, quindi per i mobili di categoria catastale D ed anche C, quindi anche tutto il settore dell'artigianato. Avevamo trovato una copertura adeguata e l'emendamento è stato bocciato. Probabilmente, io non so se qualcuno poi veramente lo ha letto fino in fondo questo emendamento, perché
È veramente contraddittorio che in un paese senza alcuno sforzo si poteva dare un po' di fiato immediato, invece si continua a promettere una eventuale deducibilità dell'IMU successivamente dall'IRES, cioè è sempre un qualcosa che è di là da venire, però poi quando ci sono stati momenti in cui noi abbiamo veramente proposto, puntualmente queste proposte sono state bocciate. E questo vale per l'IMU, vale anche per esempio per tutto quello che riguarda la preferenza che noi accordiamo sempre nelle nostre proposte agli imprenditori che lavorano nell'onestà, nella legalità. Per quanto riguarda il decreto che eroga appunto i 40 miliardi di debiti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese, avevamo un emendamento apposito in cui si richiedeva che appunto gli imprenditori che non avessero, le imprese che non avessero sentenze penali a loro carico venissero preferite, e anche questo è stato bocciato. Allora, se non si inizia quando si può e anche a costo zero a mostrare un interesse concreto e reale per le piccole imprese, per chi lavora ed è in difficoltà, io mi domando quale sia poi, perché poi si vada a sbandierare appunto ai giornali, alle televisioni, tutt'altro. Quindi è una grande discrasia, una contraddizione. Anche per esempio voglio dire qualcosa in materia di IVA, si sbandiera anche lì in televisione la volontà di non aumentare l'IVA. È ovvio, tutti siamo d'accordo sul fatto che l'IVA non si debba aumentare, perché oltretutto stimola ulteriormente la spirale recessiva in cui siamo tristemente piombati grazie alle manovre scellerate e di tappi. Però poi quando si tratta veramente di sedersi a tavolino e di vedere in maniera consistente, reale ed efficace i risparmi che si potrebbero effettivamente tirar fuori da un sistema della pubblica amministrazione, per esempio ingolfato da enti inutili, da dirigenze elargite in cambio di voti o di spartizioni di varie poltronifici, ecco che c'è il mutismo. Allora io mi domando come si vogliono realizzare certi obiettivi se non si possono realizzare, cioè se c'è un sistema sostanzialmente che si è alimentato di ciò proprio che ora si dovrebbe tagliare per recuperare miliardi che ci sono per questo taglio fiscale. Questo è quello che volevamo sottolineare con evidenti esempi. Ho fatto l'esempio dell'IMU, che vabbè, la copertura era relativa, ma poi c'è appunto tutto il settore degli enti inutili, degli sprechi, tutto il settore dei costi della politica, che dicono che rappresenti un'inezia, però iniziamo a farlo, iniziamo ad andare, tutte le nostre, abbiamo sul tavolo molte proposte di legge serie che tagliano drasticamente i contributi ai partiti, tagliano sostanzialmente anche contributi all'editoria, a tutti i settori insomma che rappresentano però poi in definitiva tutte queste proposte vengono accantonate nel momento in cui poi c'è il momento reale di risolvere le problematiche. Una notazione vorrei fare anche sull'impignorabilità della prima casa, che questo diciamo potrebbe essere una nota positiva, tra virgolette, perché è una nostra proposta di legge che è stata presentata precedentemente. Noi abbiamo presentato una proposta di legge a maggio sull'impignorabilità della prima casa da parte di Equitalia, della prima casa e dei luoghi di lavoro, quindi anche questo riguarda le piccole imprese, le medie imprese che sono in difficoltà, e la proposta è stata adesso, pare, voglia essere recepita nel famoso decreto del fare, però era una proposta nostra che appunto finalmente forse troverà un adeguato sbocco. Grazie. E leggendo il decreto del fare, capendo effettivamente come si può parlare di rilancio dell'economia di un paese che
sinceramente speravamo qualche anno fa di non trovarla in questa situazione, ma che fosse si è resa anche un po' inevitabile. Quello che manca a questo governo, questo che manca è sicuramente il coraggio di fare qualcosa di più, il coraggio di dare una pianificazione, soprattutto a chi vuole investire in Italia, soprattutto chi è l'Italia, chi ha costruito l'Italia, le nostre piccole e medie imprese, i nostri artigiani, i nostri lavoratori, i nostri esercenti. Quindi la capacità di pianificare uno sviluppo industriale del commercio estero, del turismo, uno sviluppo dell'energia, questi sono i settori dove si dovrebbe veramente, più che fare, agire. Ed è quello che forse noi non troviamo. Sono capogruppo alle attività produttive, che è una commissione che aveva Epifani come presidente, una personalità sicuramente che pensavamo che facesse anche, diciamo, mettere in luce la commissione, però capisco perfettamente i suoi impegni, capisco la scelta di aver preso la guida del suo partito, che però ci ha lasciati un po', diciamo, un po' trascurati. Ecco, quindi in commissione si parla di liberalizzazioni, si parla forse da troppo tempo di liberalizzazione, vengono audite tantissimi attori, Confcommercio, Confindustria, professionisti, e consumatori stessi, per queste famose liberalizzazioni, per le semplificazioni. È chiaro, chi è contrario alle semplificazioni? Tutti. Però manca una pianificazione, cioè come arriviamo alle semplificazioni? Cos'è che ha portato tutta questa burocrazia? Dove andiamo a focalizzarci nel mettere risorse? E questo in commissione se ne parla molto poco. Soprattutto si parla di liberalizzazioni senza toccare le vere liberalizzazioni di grandi multinazionali, vedi Telecom, Enel, che spesso queste non vengono mai toccate dalle liberalizzazioni vere, hanno un monopolio di mercato che di fatto lo è. Allora è necessario che il governo del fare, che per ora ha fatto un pochino, ha fatto misure anche condivisibili alcune, ma mancano concretamente di una sostenibilità. Allora ecco che un passo avanti per spostare l'IVA, anzi per spostare l'aumento dell'IVA, un passo indietro perché devono trovare la copertura, che forse ci sarà, forse non ci sarà. Allora ecco che non si può dare stabilità alle piccole e medie imprese. È giusto aumentare il bonus per la ristrutturazione edilizia degli edifici, in un'ottica di energia rinnovabile, in un'ottica di risparmio energetico, è giustissimo. Però si continua a prorogarlo per qualche mese. Non si può chiedere alle nostre imprese di fare degli investimenti, di restare in Italia con questo tipo di programmazione. Va bene aumentarlo per 6 mesi, ma facciamo delle pianificazioni a 2 anni. Il centro studi parla di un investimento sulla green economy, che sono numeri che conosciamo tutti, che passare dall'ingegneria dello spreco, come è stata finora, ad un'ingegneria dell'efficienza, si parla di 1 milione di posti di lavoro. Allora ecco che forse a costo zero e anche soprattutto risparmiando. Allora le soluzioni ci sono, sono alla portata di tutti, le conosciamo tutti. Perché il governo non parla di queste strategie? Perché in commissione non si parla di queste strategie? Allora, effettivamente, quando poi noi, e questo lo dico come Movimento 5 Stelle, una volta sola abbiamo visto un intero Parlamento ad un nostro ordine del giorno mettere sotto il governo. Praticamente è stata quella volta in quando noi avevamo presentato un ordine del giorno che se una piccola e media impresa ha un credito con la pubblica amministrazione, si possa sospendere una cartella di Equitalia per un valore pari del credito. E cos'è successo? È successo che tutto il Parlamento ha votato il nostro ordine del giorno e anche il governo si è detto contrario. Perché? Non tanto nel merito, che sembrava più o meno sulla nostra linea, ma ancora venivano utilizzate parole come un eventuale, in un futuro, vediamo,
in una cosa, diciamo, aleatoria. E quindi noi abbiamo marcato il fatto che se si vuole investire davvero nella piccola e media impresa, se si vuole tenere le imprese in Italia e non farle andare all'estero, non servono leggi, ma serve assolutamente una pianificazione industriale. Sì, salve. Tommaso Ciriaco di Repubblica. Io sono un po' imbarazzato in realtà a fare questa domanda, perché mentre stavamo parlando il vostro leader politico parla di folle di gossipari e pennivendoli che infestano il Parlamento e si nascondono ovunque, l'unica difesa è il silenzio, quindi in effetti trovo un po' di difficoltà a fare questa domanda, ma mi sforzerò comunque, diciamo, di far finta di non aver visto. Sì, quindi ci ho detto, diciamo, mi sforzerò comunque di fare il mio lavoro e vi domando se avete in mente qualche iniziativa per portare avanti quello che stavate appunto presentando, qualche forma di protesta parlamentare o extraparlamentare. Grazie. Allora, come sapete, a noi piace stare soprattutto fuori da questo palazzo, e lo stiamo facendo, lo faremo sempre di più, lo faremo attraverso il solito contatto diretto che ci caratterizza e ci differenzia dagli altri, che se lo sono dimenticati non lo fanno più. Queste non sono nostre proposte, sono state già proposte, sono atti concreti a cui è stato detto di no, e deve essere chiaro che a queste proposte è stato detto di no, e noi per questo che oggi siamo qui, non siamo venuti a far proposte, siamo venuti a dirvi che le nostre proposte sono state bocciate tutte, quasi tutte, e questa è la notizia rilevante. Non mi soffermo sul post di cui si faceva riferimento, semplicemente chi è in queste aule e continua a votare no a questi provvedimenti è responsabile. Poi diamoci gli aggettivi che vogliamo, ma era assolutamente responsabile, pennivendoli, eccetera. Se non ci siamo spiegati, allora no, nel senso, scusami Vasco, no, era riferita ai giornalisti parlamentari, quindi trovavo difficoltà nel porvi la domanda, visto, diciamo, questa, cioè, dovremmo andare via in effetti. Vabbè, diciamo, comunque ci sforziamo. Io non mi sposterei dall'oggetto della conferenza stampa, che sono gli aiuti alle piccole e medie imprese, perché se continuiamo a distrarci... Vabbè, ma comunque, insomma, io adesso stavo un attimo concentrata, stavamo concentrati sulle nostre proposte, vabbè, sulle piccole e medie imprese. Stavo manifestando il mio disagio nel porre una domanda nello stesso momento. Vabbè, ma... Ci ho detto, no, forse non mi sono spiegato bene la domanda perché è stata un po' concisa, intendevo dire, fermo restando che il fatto che queste proposte siano state bocciate come agli atti parlamentari, evidentemente, quindi diciamo è una notizia che è già contenuta negli atti parlamentari, intendevo dire se a fronte di questa situazione, di questo vostro disagio nel far passare queste proposte, avevate in mente... forme di protesta parlamentare o extraparlamentare, forse non mi ero lo spiegato. Ribadisco assolutamente sì, così come c'è sempre questa forma, per noi è sempre stata l'unica perseguibile, continueremo a fare così come abbiamo fatto, l'abbiamo fatto qualche mese fa al cantiere del Tava, a cui abbiamo fatto un'ispezione parlando con i tecnici, lo faremo in altre circostanze, per esempio Indesit, per esempio l'Ilva, per esempio tutti quelli che oggi sono quei casi noti alle cronache, noti a tutti, ma che nessuno vuole risolvere, a cui nessuno vuole mettere mano. Io aggiungerei un numero giusto, scusi, posso? Io aggiungerei un numero giusto per parlare di un ordine di grandezza, perché ritornando sull'IVA di cui si parla appunto relativamente a eventuali aumenti eccetera, e sulla revisione appunto e sull'ottimizzazione di alcune spese anche relativamente alla pubblica amministrazione. Volevo fare un esempio riguardo il discorso appunto precedente. Per esempio la pubblica amministrazione spende 140 miliardi di euro per il sistema di approvvigionamento dei cosiddetti consumi intermedi. Centralizzando questi acquisti mediante la Consip si potrebbe effettuare un immenso risparmio su questa cifra. Allora uno appunto si interroga sulla difficoltà di un governo di trovare 4 miliardi quando ci sono queste cifre che poi magari da un'analisi compiuta e dettagliata potrebbero essere assolutamente interessanti. E poi riallacciandomi a quello che diceva giustamente la mia collega, il nostro modo di stare vicino alla gente è assolutamente
ovviamente fisico nelle piazze, ma anche abbiamo la rete che ci aiuta. Per esempio, vi faccio un esempio banale, io ricevo, come tutti noi, dei gridi, a volte veramente grida di dolore di alcuni imprenditori che sono in seria difficoltà, anche imprenditori agricoli, per esempio, che magari per l'applicazione di alcune direttive europee hanno difficoltà proprio a portare avanti l'attività. Raccogliendo semplicemente le loro proposte di legge già articolate, portandole, a me è capitato due volte, ho portato due progetti di legge in commissione agricoltura, adesso verranno calendarizzati, riguardano i piccoli imprenditori che producono latte di bufala, che appunto sarebbero stati soppressi, saranno soppressi qualora appunto venisse applicata questa direttiva, comunque avrebbero grandi difficoltà di produzione. Semplicemente tramite questo, tra virgolette, banale passaggio tra una informazione ricevuta in rete e un inserimento nell'apposita commissione e poi, secondo l'iter legislativo, si può aiutare questo Paese. Mi domando perché tutto questo non venga fatto, perché di fatto alla fine queste persone sono trascurate e ci vogliano poi persone come noi cui ci si appella, perché evidentemente precedentemente queste persone sono rimaste inascoltate. Questo è un esempio. Vasco Pirri, Telpress, buonasera. Scusate se ritorno sul posto di Grillo, ma purtroppo diciamo nolenti soprattutto voi, supererà come un carro armato la vostra conferenza stampa, che invece parlava di cose tecniche, cioè lo dico da medio-basso conoscitore dei meccanismi della comunicazione. E tra l'altro, cioè, dico appunto quello che diciamo prima, se noi non potessimo stare qui dentro, non potremmo neanche raccontare la vostra conferenza stampa. Però vado proprio alla domanda. Grillo chiede, leggo, i giornalisti non possono infestare Camera e Senato e muoversi a loro piacimento, vanno disciplinati in appositi spazi all'esterno del palazzo. Chiedo, visto che voi siete i legislatori, se metterete in pratica questo suggerimento, ipotesi, idea dal punto di vista legislativo, quindi se suggerirete, se porterete in aula negli organi della Camera o del Senato di che noi non possiamo più stare all'interno dei palazzi. Allora, una cosa veloce, perché ho letto ora il post e poi passo la parola. No gossip, il Parlamento non è un bordello, significa che se io sono nel mio ufficio al Palazzo dei Gruppi e a un certo punto mi trovo un giornalista che fa capolino da una porta di un ufficio che è riservato ai gruppi, com'è capitato? Perché a noi ci siamo trovati veramente in uno stato di gossip assoluto. Allora, io credo che questo post sia indirizzato a tutto quello che in questi mesi, soprattutto all'inizio, perché noi ormai ci conosciamo, ci guardiamo negli occhi e ci possiamo raccontare cosa è successo in questi tre mesi. E all'inizio molti giornalisti facevano questa attività di scoperta, quasi come fossimo un corpo estraneo, talmente nuovo da dover guardare in maniera oculata in ogni minimo movimento. La richiesta che lei fa, ossia metterete in pratica, avete un organismo che all'interno del palazzo organizza la vostra attività, per cui tutte le volte che è capitato che ci trovassimo in una situazione di imbarazzo rispetto al vostro muovervi all'interno del palazzo, noi ci siamo riferiti a questo organo senza nessun problema, l'abbiamo fatto più volte e tutte le volte si è cercato di comunicare all'organo che vi gestisce quelle che sono state le nostre problematiche. E questo penso sia onestà intellettuale quello di confermarlo. Dopodiché, questa è la sede di una conferenza stampa e questo è il luogo in cui voi dovete essere, non di certo chiusi dietro una porta di un bagno ad origliare o leggere un cellulare mentre qualcuno manda un messaggio e tant'altro. Che dite voi che noi non dobbiamo ascoltare? Se io però ho la posta privata e qualcuno me la intercetta, non è questo. No, posso dire una cosa? No, a me
è proprio, no, no, è proprio quello, no, che però non vogliamo. Purtroppo, ecco, non da voi, assolutamente no. Sì, sì, è capitato. Sì, sì. Denunciato. È proprio quello che noi non vogliamo. Infatti l'ho denunciato, però non bisogna. Come dice? Sì, 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 io sono denunciato. Non lo so, è partita la denuncia, poi si faranno le indagini, ma non mi riferivo, non ho detto che i giornalisti, rispondeva alla domanda sulla trasparenza, la mia era un'esemplificazione paradossale per distinguere la trasparenza da quello un po' che ha descritto la mia collega, perché una cosa è la trasparenza, una cosa è origliare, ora sarà la posta, ovviamente è un'estremizzazione. Però se la mia collega appunto ha ribadito che sono stati visti dei giornalisti o comunque delle persone che origliavano in luoghi non consoni, ovviamente è diverso dalla trasparenza. In questo senso volevo rispondere. Posso? È proprio quello che non vogliamo, che in una conferenza dove si parla di piccole e medie imprese, si parla di temi economici, di industria, di come rilanciare l'economia, poi si trascenda a parlare di queste cose. Io non voglio dire che sia nato prima l'uovo o la gallina, ma se noi magari abbiamo commesso all'inizio qualche ingenuità, magari vi chiediamo anche di capirci e soprattutto di darci una mano a far passare più le nostre idee che le nostre diciamo stati personali. Io non, anche oggi a me spiace che metà del tempo di questa conferenza si parla di queste cose, quando noi siamo venuti qui con delle idee, con delle proposte, parlandovi anche di qualche problema che abbiamo in commissione, e ci auguro che sui vostri giornali domani escano queste cose. Quindi aggiunta che la scusa che il messaggio di Beppe Grillo oscuri la corretta comunicazione a noi non basta assolutamente più, ed è una cosa a cui noi diciamo assolutamente no, perché qualcuno dice: vi rendete conto che questa notizia oscurerà la vostra? Allora sappiate che chi oscurerà questa notizia mettendo in prima pagina un messaggio di Grillo assolutamente spiegato e assolutamente condiviso è responsabile di oscurarla, per cui la responsabilità è vostra, mica la nostra. In questo momento i cittadini stanno pagando lo stipendio a noi, quindi noi dobbiamo rendere conto ai cittadini. Questo io mi sento in questo momento su un luogo di lavoro, quello che dicono, quello che fanno, quello che mi si riporta è relativo. Io sono venuta qui a spiegare la mia attività professionale e ringrazio moltissimo voi della vostra presenza, perché siete venuti numerosi, perché mi date la possibilità di raccontare ai cittadini che sono i miei datori di lavoro, perché sapete, io quando stavo all'Agenzia delle Entrate avevo un capo ufficio, andavo lì, raccontavo a fine giornata quello che succedeva e lui annotava contento. Adesso ci sono 60 milioni di persone, se non ci date una mano voi e continuate a fossilizzarvi su cose che non riguardano lo stipendio che i cittadini pagano per i loro dipendenti, e purtroppo non fate il lavoro che faceva il mio capo ufficio, poi riferendo al direttore. Scusate, Garibaldi dell'Ansa, la domanda del mio collega Vasco Pirri però non ha avuto risposta. Voi darete seguito a quello che è stato un intento dichiarato? Agirete in giunta di regolamento, visto che il regolamento è titolare di regolare i rapporti fra ASP, l'ente a quale lei ha fatto riferimento, e appunto la Camera dei Deputati? Volete limitare l'accesso? Darete seguito a questa proposta? Io mi imbarazzo sempre perché dentro le vostre domande ci sono le risposte che voi vorreste. Ho già risposto, noi lo facciamo tutte le volte e continueremo a farlo. Tutte le volte che ci troviamo un giornalista dentro un luogo per cui noi abbiamo chiesto che non ci fosse l'accesso vostro, noi andiamo da chi è dall'organo competente, diciamo: è successo questo, cerchiamo di sistemare questa condizione, questa situazione. Lo facciamo sempre e continueremo a farlo. Non è che c'è scritto faremo appello a chissà che cosa. Noi tutte le volte che succede ne rendiamo atto e attraverso gli organi competenti mettiamo in luce le faccende, continueremo a farlo. Adesso è lei che mi sta suggerendo uno strumento, non lo sto facendo io, non l'ha fatto Grillo. Posso dire una cosa? Scusate, posso dare una risposta? No, sì, anche mi perdoni. Sì. Quello che le chiedo a questo punto, riformulo la domanda: lei è d'accordo con Grillo che dice che ci vorrebbe fuori dal Parlamento?
Posso rispondere io a questa domanda in maniera molto tranquilla? A parte che non ho sotto mano il post e avevamo intenzione di parlare di altro, va bene. Comunque noi abbiamo un programma, ok? Abbiamo detto tantissime volte in campagna elettorale, abbiamo un programma che è un programma, sono 20 punti partecipato dai cittadini. Perché adesso lei mi dice che devo inserire un altro punto senza neanche chiedere alla rete, ai cittadini, a tutti quanti? Cioè non confonderei i piani. Lei sta parlando di introdurre un punto nel mio programma politico senza neanche... Ma non ne sto parlando io, ne ha parlato il suo leader politico. Lei quindi è d'accordo o no? Si deve quindi consultare prima la rete? No, è molto più semplice di quanto la fate. È molto più semplice. Noi non vogliamo qua dentro giornalisti che ci seguono nei bagni per origliare le cose che facciamo. Noi non vogliamo giornalisti che stanno dentro ai nostri uffici cercando di scucire chissà che cosa, perché noi segreti non ne abbiamo. Non ne abbiamo segreti, perché sapete le cose... No, noi vogliamo fuori da questo Parlamento i giornalisti che non si comportano in una maniera corretta. Questo è quello che noi vogliamo. Nessuno vi ha accusato... E per voi possiamo stare qui dentro, ma non nei vostri uffici o chiaramente non in bagno, cioè a origliare, diciamo, possiamo, per voi dentro il palazzo possiamo restare? Oggi il palazzo, quest'aula è un luogo consono. No, ma infatti questo è quello che voi volete. Voi volete che noi adesso diciamo una roba che vi permetta domani di scrivere il Movimento 5 Stelle è contrario al suo leader politico. Non è questo. Noi vogliamo che i giornalisti siano nei posti deputati a fare informazione, come questa sala, esattamente come in questa sala. Quando si dice buttiamo fuori i giornalisti dal Parlamento, e buttiamo fuori quei giornalisti che il loro compito, se ce ne sono, non lo fanno in una maniera opportuna, tipo quello che è successo a me qualche giorno fa, tipo quello che succede delle volte con alcuni giornalisti e alcune persone. Questo. Tralasciando Grillo, voi non temete che tutta questa polemica continua più o meno da 4 mesi contro i giornalisti non possa ledere la libertà di informazione in Italia, perché voi sparate nel mucchio a caso? No, una domanda, può rispondere senza sorridere. La libertà, no, allora infatti l'Italia purtroppo non è un paese libero, adesso ci si appiglia al posto, sono 4 mesi che ci si appiglia al posto di Grillo, che tra l'altro io non so... Cioè, si dice anche delle figure retoriche, c'è la figura del paradosso, della metafora, cioè ci sono anche delle esternazioni metaforiche a volte nei post di Grillo, che magari estrapolando il concetto possono arrivare semplicemente a sostenere quello che ha detto la mia collega. Cioè è ovvio che certe volte va anche estrapolato il concetto, io penso che voi sarete tranquillamente in grado di farlo. Quindi non ci appigli, invece siete molto bravi ad appigliarvi alla parola, perché a volte è proprio quella che porta poi la deviazione dall'informazione. E io questo l'ho visto fare molto spesso. Il fatto che probabilmente, io non l'ho letto questo post, ma la mia collega che vi ha spiegato più volte che quel modo magari forte che ha espresso in modo appunto forte il post di Grillo è un modo per sottolineare una problematica che noi abbiamo riscontrato, che a volte i giornalisti, magari non i presenti, ma hanno condotto la loro attività in maniera particolarmente intrusiva. E quello che è peggio non è che la conducono in maniera intrusiva per poi andare a raccontare che una signora del PD, una deputata del PD per esempio, l'altra 2 giorni fa in aula ha esternato che i terremotati avevano già la sospensione IMU, dimenticando che i terremotati sono anche quelli magari della Calabria e del resto dell'Italia, perché forse non si era letto il nostro emendamento che voleva sospendere l'IMU a tutti i terremotati. Quindi non è che il modo di introdursi dei giornalisti a volte per riportare in maniera più compiuta queste informazioni, ma per a volte appigliarsi al gossip o alla parolina che devia dall'informazione, ma non dico a lei, non dico in particolare a questo, ma sicuramente un problema c'è mercante stato. Del tempio, e poi conclude con un vaffanculo un post, sa com'è.
nati col vaffanculo, adesso non è che vi sconcerterete perché usiamo questo termine, siamo nati così, continuiamo ad usarlo, che vi devo dire? Infatti, però non penso che in questa conferenza stampa abbiamo aperto con un vaffanculo, mi sembra anche corretto, adesso metteremo alla prova, scusate, sarete voi a smentirci, se magari domani riportate quattro cose che abbiamo detto in questa conferenza stampa, sconfesserete totalmente e vedrete che magari inizieremo a non avere più post che per voi sono problematici, però se continuiamo a parlare, cioè io vi ho parlato di 140 miliardi del sistema di approvvigionamento, 140 miliardi, e che cosa è vaffanculo, mi si riviene a rispondere, perché? Perché avete letto il post di Grillo, cioè non è che esiste, se voi mi volete oscurare, perché avete letto il post di Grillo, oscuratemi, io non ho potere di... L'informazione ce l'avete in mano voi, non io, in questo caso. Cosa fare? Cioè, secondo lei la libertà di informazione è gerarchicamente meno importante come notizia di questa conferenza stampa sui 140 miliardi? Cioè, secondo lei la democrazia è meno importante di questa... Perché la libertà di informazione è fondamentale in questo post. Sì, magari, però guardi, senta, posso dirle una cosa? Che sul mio lavoro qua dentro non ho mai trovato un trafiletto neanche sull'ultima pagina dei giornali. Però di fatto tutti i giorni leggo dei post di Grillo che manco c'ho bisogno più di aprire il blog, perché me li raccontate voi per filo e per segno con tanto di commento. 10 pagine per ogni giornale. Mi sembra che, diciamo, a livello di media ponderata sia veramente scarsa l'attività per cui i cittadini mi stanno pagando. È veramente mortificante per la gente che paga e che si trova poi il conto di 140 miliardi a fine anno sentire il post di Grillo commentato. Io non lo so, ma veramente con tutta la buona volontà del mondo, non... le ripeto, sconfessate quello che ho detto, domani fate un 50% di commento al post di Grillo, un 50%, almeno 50% a quello che ci siamo detti qua, impignorabilità della prima casa e dei luoghi di lavoro, pensione per l'IMU da parte per i capannoni industriali, categorie catastali C e D, legge per i produttori agricoli di mozzarelle che rischiano la chiusura per la direttiva europea, quello che ha detto appunto il mio collega in relazione all'IMU e quello che ha ribadito la mia collega Laura Castelli. Sarete voi, scusate, ma batteteci sui fatti, cioè non lo so, non mi avete fatto manco una domanda tecnica, io me l'ho preparata. E Coggi, scusate, sono qui, Coggi TGCom 24, e vabbè, premesso insomma che gli insulti sia da una parte che dall'altra ovviamente non portano da nessuna parte, un'altra questione che secondo me oggi è... Cosa? No, certo, solo da una parte, vabbè, è ovvio. Però guardi, gli insulti, io non ho insultato, appunto, primo io non ho insultato nessuno, quindi solo da una parte, io li ricevo soltanto. Punto secondo, voglio dire, esiste un insulto, diciamo, palese, ed esiste l'essere insultati tutti i giorni perché viene ignorato puntualmente il mio lavoro. Ecco, io da voi mi sento molto insultata, perché non sono mai... Questo è ingiusto, non è mai, questo è generoso, non è ingiusto, mai... perché noi riportiamo fedelmente... il nostro lavoro non è riportato fedelmente su alcuni quotidiani, per esempio apro il quotidiano e puntualmente, ora non ne voglio fare una lotta al singolo quotidiano e non mi rivolgo assolutamente a lei, anzi forse proprio il suo editore, il migliore, tra i migliori, però ci sono alcuni quotidiani che non hanno mai e poi mai riportato neanche una riga di quello che accade in aula. Quindi non lo so, più insulto di così al lavoro di una persona, non lo so. Comunque io volevo fare una domanda, la faccio brevemente, volevo parlare della Giunta Marino che apre al Movimento 5 Stelle, però oggi sempre sul post Grillo, come dire, gela Marino e dice noi non facciamo alleanze. Volevo sapere voi cosa dite a proposito di questo. Grazie. Anche questo concetto pare che proprio non vi entri, cioè noi l'abbiamo sempre detto, le alleanze non si fanno, non si sono mai fatte, non vi entri, ma non parlo al giornalista in prima fila, parlo in generale alla comunicazione, noi alleanze non ne facciamo, l'abbiamo sempre detto, è la regola numero uno del Movimento 5 Stelle, alleanze e accordi non ne facciamo, dopodiché uno può
può pensare quello che vuole sulla vicenda in particolare. Si è sottolineato che noi abbiamo dei canali tradizionali che stanno su un certo sito quando si vogliono fare delle consultazioni informatiche. È tutto qua, questo è. Ma noi questo concetto non è nuovo, se a voi sembra nuovo c'è un problema. Io ho sempre detto che noi non, io questa è una frase che ripeto sempre, noi non misuriamo il successo e i consensi dal numero di voti come si contano le galline nel pollaio. Noi abbiamo un progetto e lo portiamo avanti, malgrado tutto e tutti, ed è un progetto che è inarrestabile. Questo è lento e inarrestabile. Uno di questi progetti e uno dei punti fondamentali di questo progetto è non fare alleanze con chi ha ridotto il nostro stato di cose in queste condizioni veramente disastrose, perché se ci mettiamo con le stesse persone non ne usciamo. Invece per quanto riguarda Zaccagnini, ecco un commento a quello che è successo? No, non ho proprio seguito la vicenda di Zaccagnini, ieri stavo presa da queste cose che vi ho raccontato, quindi assolutamente no.